ben ritrovati sul canale Dani Maggio con l'inizio delle gare ufficiali della Serie A. Arriva anche la prima ricostruzione qua sul canale di Daniele. Utilizziamo PES 2016 in attesa di FIFA 17 e appunto anche PES 2017. Utilizziamo PES 2016, dicevamo, con la PS4, video caricato direttamente dalla PS4 del signor Maggiano. Siamo qua per la prima gara ufficiale della Juventus, Juventus-Fiorentina, gara terminata 2-1 per i bianconeri, gol decisivo di Higuain. Daniele cercherà i gol con Khedira Higuain, dovrà anche subirne uno con Kalinic, comunque uno dalla Fiorentina. Attenzione, vediamo se Daniele riuscirà nella ricostruzione, cercherà di avvicinarsi il più possibile. Tra l'altro un augurio di pronta guarigione a Daniele, che si è lussato una spalla, e anche registrare il video non è semplice in questa maniera giocare. Ci proviamo, insomma. Buffon, Bonucci, Barzagli, Chiellini, Asamoah, Lemina, Dani Alves, Khedira, Alexandro, Dybala e Mandžukić. Questa formazione iniziale della Juventus. La Fiorentina di Paulo Sosa risponde con Tatarusanu in porta, Rodriguez, Tomovic, Astori, Bernardeschi, Tino Costa, Teio, Marcos Alonso, Vecino, Matías Fernández, Teio e Kalinic. Teio l'avevamo già detto, Kalinic unica punta. Andiamo quindi con questo Juventus-Fiorentina, vediamo se Daniele riuscirà ad azzeccare il risultato, i marcatori di questa ricostruzione, la prima gara della Juventus e questa nuova stagione partita ieri, che continuerà oggi nel momento in cui stiamo registrando, Torino-Milan, nelle altre gare alle 20:30. Attenzione, Bonucci rischia qualcosa, attenzione, tocco indietro, favore di Buffon che sbaglia, Buffon, attenzione, travolge Kalinic, pericolo subito, Fiorentina pericolosa, attenzione, palle profondità, cercare Mandžukić. Tanto scusate, ma abbiamo fatto un errore di formazione, dobbiamo avanzare Khedira al posto di Mandžukić. Abbiamo cambiato un attimino, abbiamo messo Khedira più avanti per cercare di farlo segnare. Tomovic, Teio, ancora Teio, il tocco per Bernardeschi, recupera la palla Alexandro, buono il tocco a favore di Mandžukić. Attenzione, 1-2 con Khedira, Mandžukić prova ad andare da solo, Mandžukić si ferma, il tocco fuori proprio per Khedira, Khedira carica il tiro! Fuori non di molto, la conclusione di Sami Khedira. Ora siamo all'11° minuto nel corso di questo primo tempo, 0-0 tra Juventus e Fiorentina. Tomovic, Teio, Tomovic, Teio, Fernandez, Tino Costa, Marcos Alonso, Astori, Marcos Alonso, Vecino. Attenzione, cerca la Juventus di interrompere questa azione, arriva Mandžukić, gran lottatore, pallone per Dani Alves, attenzione, palla centrale per Khedira, Khedira si gira, Khedira prova la conclusione, chiuso da Bernardeschi che la tocca indietro, Tatarusanu, poi Tomovic, Teio, attenzione, palla rubata da Alexandro, Alexandro, Alexandro prova a fermarsi lui, Alexandro ancora, le finte, il tocco dentro, Khedira prova addirittura a girarsi, ma era forse un fuorigioco, sì, di Sami Khedira. Calcio di punizione per la Viola, batte Tatarusanu quando siamo al 20° minuto del primo tempo, 0-0. Ruba palla, attenzione Mandžukić che la tocca fuori, Khedira, Khedira, il vantaggio della Juventus con Sami Khedira, Juventus 1, Fiorentina 0, gol che è arrivato in maniera differente ma la Juventus è in vantaggio. Rivediamo, Khedira, scusate, Mandžukić qua avrebbe potuto calciare, invece la passa Khedira che calcia di destro e non lascia scampo a Tatarusanu. Attenzione, la Juventus è in vantaggio. A questo punto possiamo andare a modificare la formazione. Rimettiamo Dybala in avanti, togliamo proprio Mandžukić e mettiamo il pipita Higuain per cercare il secondo gol. Proprio con Higuain, cambio nella Juventus, quindi esce Mandžukić, entra Gonzalo Higuain, che abbiamo anche aggiornato con il numero 9 in questo PES 2016. Astori, Marcos Alonso, 23° minuto, ora Daniele ha tutto il tempo per cercare il secondo gol con Higuain, deve, ricordiamo, subirne uno. Dybala, eccolo Higuain, attenzione Higuain, prova da solo, Pepita ha deciso la gara dopo il pareggio della Fiorentina con Kalinic, è stato lui a decidere appunto la gara con un gran gol,
dopo solo 8 minuti. Ed è entrato da soli 8 minuti e ha deciso la gara. Attenzione, ancora Higuain, eccolo qua. Higuain prova a far tutto da solo. Fermato però. Recupera la sfera. Attenzione, poi Dybala! La parata da parte di Tatarusanu. Palla rimane lì in attacco. Tocco indietro ancora per Tatarusanu che deve allontanare. Colpo di testa. Palla in avanti, ancora Dybala. Si gira Dybala, il tocco dentro. Higuain. Higuain prova a girarsi, ancora Dybala. La Fiorentina si difende bene. Mattia Fernandez prova a ripartire la Fiorentina. Attenzione, tocco per Teio. Tocco indietro a favore di adesso Astori. 36esimo, quasi sempre 1-0 per la Juventus. Gol di Khedira. Primo momento, siamo vicini a quello che dovrebbe essere la ricostruzione, ma non è finita ovviamente. Kalinic, attenzione, pallone dentro, chiude la Juventus con Barzagli. Pallone messo fuori dalla Juventus in qualche modo. Attenzione perché poi arriva Teio. Teio, palla dentro, Asamoah si gira bene, riparte la Juventus, Khedira, buono pallone in avanti, attenzione a favore di Dybala, Dybala, c'è Higuain dall'altra parte, Dybala lo vede, Higuain, 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 il pipita, 2-0, la Juventus raddoppia, differenza della gara vera e propria, Higuain segna prima nel primo tempo, ma grandissimo pallone datogli da Dybala, guardate che visione di gioco di Dybala per il compagno argentino. Juventus 2, Fiorentina 0, Higuain, l'uomo dai 36 gol in Serie A l'anno passato con la maglia del Napoli, alla Juventus ha fatto già grandi cose perché entrare dopo 8 minuti, toccare tre palloni e segnare, stiamo parlando della gara vera e propria, è qualcosa di straordinario. La Juventus, secondo noi, ha fatto un ottimo acquisto. Attenzione, perché adesso la Fiorentina proverà a segnare. Kalinic, eccolo, Kalinic, Kalinic, però il tiro, Buffon! Miracolo di Buffon sul tiro di Kalinic, poi il rinvio non è dei più perfetti. Pallone messo fuori in qualche modo dalla Juventus, finisce il primo tempo 2-0. Andiamo a effettuare i restanti cambi. Per quanto riguarda la Juventus, facciamo uscire Khedira. Scusate, facciamo entrare Hernanes. Questo è il cambio che ha fatto Allegri. Non ci ricordiamo l'altro per il momento, lasciamo così. Vabbè, l'altro è Higuain che abbiamo già fatto entrare per Mandzukic. Inizia il secondo tempo, attenzione, Daniele deve subire un gol ora dalla Fiorentina, ovviamente non è che andrà a cercarlo, ovviamente anche se non sarà Kalinic lasceremo comunque così. Vediamo che cosa succederà in questa nostra ricostruzione. Tino Costa, Vecino, la palla per Alonso, attenzione, Alonso, Alonso, in area di rigore, pericolo, Kalinic, Kalinic si gira, tiro deviato, Buffon, Paragigi, che va al rinvio, non perfetto, Alessandro, il rinvio da parte di Chiellini in profondità, a cercare Higuain, ma recupera palla la Fiorentina, Bernardeschi, 54 i minuti, Tino Costa, Vecino, palla dentro, attenzione, la chiusura in qualche modo della Juventus, ai limiti del regolamento, attenzione, vediamo cosa decide l'arbitro, cartellino, probabilmente giallo, no, non è stato neanche ammonito Hernanes, meno male, calcio di punizione, attenzione per la Viola, parte questo tiro, Buffon, è sulla traiettoria Gigi, che va a lungo rilancio. Buffon, a dire vero, ieri non ha fatto praticamente parate, l'unico colpo di testa, l'unica azione pericolosa della Fiorentina è andata poi in rete. Vecino, Rodriguez, Tino Costa, Mattia Fernandez, 59 minuti, Vecino, ancora Vecino, attenzione, palla dentro, Kalinic, attenzione Kalinic, fa tutto da solo, ancora Kalinic, palla dentro, pericolo, Kalinic, colpo di tacco, posizione regolare, no, fuori gioco per la Fiorentina, può ribattere la Juventus con Andrea Barzagli, che va a lungo rilancio, il colpo di testa di Higuain, quest'altro colpo di testa di tentato da, se non andiamo errati, era Hernanes, adesso Higuain prova addirittura un tiro che non va fuori di poco, ma una roba improponibile. C'è la rimessa dal fondo per la Fiorentina, batte Tatarusanu. Non siamo al 65esimo, attenzione perché la Fiorentina non si dà da fare a segnare. Probabilmente dobbiamo adattarci all'idea che probabilmente non segnerà Kalinic. Vediamo. Voglio dire, chi capita, attenzione. Capita, capita, intendevamo, attenzione. Vecino, Tino Costa. Palla sinistra, attenzione. Vecino in area di rigore, pericolo.
pericolo, attenzione ancora, intervento molto dubbio con Barzagli che forse è andato sul giocatore Higuain, e poi Dybala prova addirittura un tiro da lontanissimo, facile per Tatarusanu che può rimettere in gioco per la sua squadra. Astori, ci prova ancora la squadra di Paolo Sosa, vediamo. Vessino, 75esimo quasi, ormai siamo 2-0, ma la Fiorentina ci proverà fino alla fine. Vessino, palla dentro, attenzione Kalinic, pericolo, pericolo, attenzione in area di rigore, palla dentro, Buffon, miracoloso Buffon, e poi quasi autogol di Asamoah. Esulta Buffon perché ha fatto un miracolo. Calcio d'angolo per la Fiorentina, attenzione, aveva segnato proprio dall'angolo. Vediamo, Mattia Fernandez, si avvicina però un giocatore, è proprio Ilicic invece, attenzione, la mette in mezzo, palla allontanata malissimo, rimane in zona d'attacco la Fiorentina, attenzione ancora lì, non si riesce a uscire. Poi ancora la Juventus in qualche modo cerca di allontanare, neanche se vogliamo riusciamo a perdere il pallone, incredibile. Higuain, poi attenzione Dybala, Dybala prova il tiro, alto, alta la conclusione di Dybala. E attenzione, siamo all'84esimo, Fiorentina ancora non ha segnato. Tatarusanu, Tomovic, sempre complicate queste ricostruzioni. Teio, Fernandez, facciamo attaccare ovviamente la Fiorentina, attenzione, palla in avanti, pericolo, Buffon, palla di nuovo in avanti, ancora la Fiorentina, attenzione Kalinic, dentro, attenzione, gol, è riuscito a segnare la Fiorentina, gol, 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 però non con Kalinic, ha segnato Ilicic, il risultato è lo stesso, ma la ricostruzione purtroppo, ai noi, non è riuscita al 100%, bastava un gol di Kalinic, invece Kalinic qua in veste di assist man la mette a favore di Ilicic che batte Buffon per il 2-1, il gol della bandiera della Fiorentina, più che gol della bandiera, la Fiorentina nella gara vera e propria aveva pareggiato. Comunque ragazzi, lasciamo così la ricostruzione, anche perché Daniele è impossibilitato a fare troppe partite, c'è un fuorigioco qua per via proprio dell'infortunio che ha avuto alla spalla, non può giocare neanche alla play più di tanto perché non può stare in una determinata posizione. Attenzione Teio, non stiamo a spiegare i dettagli, intanto c'è questo allontanamento del pallone da parte di Asamoah. Comunque quasi finita la nostra ricostruzione di Juventus Fiorentina, il risultato è lo stesso, i marcatori della Juve sono gli stessi, quello della Fiorentina no, è stato Ilicic, ma abbiamo provato in tutte le maniere, non siamo riusciti a far gol a Kalinic. Pallone intanto da quest'altra parte, prova a controllare Higuain che prova addirittura questa girata, finisce qua la nostra ricostruzione, la Juventus vince anche qui la prima gara di campionato a PES 2016, la nostra prima ricostruzione della stagione sul canale Dani Maggio della stagione nuova di Serie A, intendevamo. Il vostro Bruno Longhi vi ringrazia ancora per essere stati qua sul canale Dani Maggio, noi ritorneremo presto con tantissimi altri nuovi video, un saluto a tutti.